Ad oggi fare il giornalista richiede molte competenze, che non sono solo quelle legate alla scrittura, ma riguardano molti linguaggi, soprattutto i linguaggi multimediali, quindi il video, competenze di grafica, competenze di fotografia, e questa scuola è capace di fornire l'opportunità, insomma, di apprendere queste tecniche che sono essenziali in qualsiasi redazione oggi. E poi è anche un posto in cui si respira una storia, che è quella del fondatore di questa scuola, che è Lelio Basso, della Fondazione Basso, diciamo. Ed è un luogo in cui si impara dalle persone che sono qui e che insegnano la dignità di questo mestiere, che non sempre poi nell'esperienza è possibile, cioè è difficile da mantenere, diciamo. E quello che insegna è ad avere una visione della realtà, a avere anche una visione che può avere rapporti con una visione politica, però che non deve portare a essere faziosi e non deve nemmeno portare a essere gli altoparlanti del potere. E questa è una cosa che poi ho sperimentato sul campo quando ho partecipato al Premio Morrione e sono arrivata finalista insieme ad altri due ragazzi, sempre della scuola. E lì abbiamo portato avanti un'inchiesta e lì tutte queste tecniche che ho imparato qua mi sono servite e mi è servito anche l'insegnamento morale che ho ricevuto dalle persone e dai giornalisti che fanno parte di questa scuola.